In questa video lezione vedremo che cosa si intende come per potenza con esponente negativo e anche come potenza di un numero negativo. Allora, che cosa vuol dire potenza di un numero negativo? Per esempio, meno 3 elevato al quadrato, che significa? Come potenza di un numero negativo, di un numero relativo, praticamente la definizione è la stessa della potenza che tu già conosci. Quindi, meno 3 al quadrato, vero Tai? Meno 3 al quadrato, che cosa vuol dire? Vuol dire meno 3 per meno 3. Quindi, meno 3 al quadrato fa 9. Meno 2 al quadrato, cosa vuol dire? Vuol dire meno 2 per meno 2. Quindi, meno 2 al quadrato fa 4, più 4 potremmo dire, ma il segno più è meglio sottintenderlo. Invece, ad esempio, meno 2 al cubo, che cosa significa? Significa meno 2 per meno 2 per meno 2. Ma quanto fa meno 2 per meno 2 per meno 2? Meno 2 per meno 2 fa 4, 4 per meno 2 fa meno 8. Quindi, meno 2 al cubo, ovviamente poi questi esempi te li scriverò anche, meno 2 al cubo fa meno 8. Quindi, come vedi, se abbiamo la potenza di un numero, dai, se abbiamo la potenza di un numero relativo, che cosa scopriamo? Che se l'esponente è 2 o comunque pari, la potenza è sempre positiva, perché un numero negativo moltiplicato per se stesso diventa positivo. Invece la potenza di un numero negativo, se la base è negativa rimane negativa. Meno 2 al quadrato fa più 4, meno 2 al cubo fa meno 8. Chiaro? E quindi per quanto riguarda le potenze dei numeri relativi, nulla questio, cioè non c'è problema. Esattamente si definiscono come le potenze dei numeri positivi. Una particolare attenzione invece bisogna fare quando l'esponente è negativo, non la base, ma l'esponente. Per esempio, per un numero generico a, a elevato a meno n, che cosa vuol dire? Cioè, quando noi abbiamo una potenza negativa, che cosa dobbiamo fare? Ebbene, devi metterti in testa che per definizione a elevato a meno n è uguale a 1 fratto a elevato a n. Cioè, quando tu hai una potenza con un esponente negativo, la puoi trasformare in frazione. 1 fratto la stessa potenza, però con esponente positivo. Per esempio, 2 elevato a meno 3 è uguale a 1 fratto 2 elevato a 3. 3 elevato a meno 2 è uguale a 1 fratto 3 elevato a 2. Attenzione, perché questo discorso della potenza con esponente negativo, come ti farò vedere poi nella seconda parte, è spiegato male in alcuni testi. C'è una notevole confusione. La potenza con esponente negativo si deve definire, è semplicemente una definizione, cioè tu devi inchiumbare, non imparare a memoria soltanto, ma inchiumbare, come si dice dalle mie parti, io trasmetto fieramente da Reggio Calabria. A elevato a meno n vuol dire 1 fratto a elevato a n, per definizione. Chiaro? E ora possiamo fare qualche esempio. Allora, cosa vuol dire, dicevamo, per esempio, 2 meno 2 elevato al cubo? Vuol dire meno 2 per meno 2 per meno 2. Vedi, il primo meno 2 non c'è bisogno di metterlo fra parentesi, e quindi noi non lo mettiamo, perché, ribadisco, le cose inutili in matematica sono sbagliate. E allora, meno per meno fa più, più per meno fa meno, quindi prima mettiamo il segno. 2 per 2 è 4, per 2 è 8, quindi meno 2 elevato al cubo fa meno 8. Vedi, le potenze con esponente dispari sono negative se la base è negativa, ma le potenze con esponente pari sono comunque sempre positive. Per esempio, meno 2 al quadrato, quanto farà mai? Vuol dire meno 2 per meno 2. Ma siccome meno per meno fa più, vedi, 2 per 2 fa 4, meno 2 al quadrato fa più 4. Ci siamo? Meno 5 al quadrato, quanto fa? Volendo dire meno 5 per meno 5 fa più 25. Chiaro? Meno 2 alla quarta, quanto fa? Meno 2 per meno 2 per meno 2 per meno 2. Ma qua che cosa vuol dire? Meno 2 per meno 2 fa 4, 4 per meno 2 fa meno 8, meno 8 per meno 2 fa più 16.
Quindi, come avevo detto prima, vedi, come avevamo detto anche prima, se la potenza è con esponente pari, il suo risultato è sempre positivo, quadrato, quarta potenza, sesta potenza, ottava. Invece, se la potenza è con esponente dispari, è positiva se la base è positiva, è negativa se la base è negativa. Detto questo, attenzione alle dunque potenze con esponente negativo. Per definizione, A elevato a meno n è uguale, questo simbolo significa uguale per definizione a 1 fratto A elevato a n. Vedi? L'esponente negativo transita al denominatore e diventa positivo. Attenzione qui, perché questa è una definizione. Definizione. Sbagliato il discorso che viene fatto in questo testo di scuola media, dove vedi potenze con esponente negativo, vedi cosa dice? C'è un ragionamento alla fine del quale c'è la regola. E qui vedi, ma 3 elevato al quadrato diviso 3 alla quarta fa eccetera, eccetera. Sbagliatissimo. Poi la regola è giusta, la potenza di un numero intero relativo diverso da 0 con esponente negativo è uguale a una frazione che ha come numeratore 1 e come denominatore la stessa potenza con esponente positivo, ma l'errore logico importante, l'errore logico di fondo è che qua sembra la conclusione di un ragionamento, sembra una dimostrazione, sbagliatissimo, vedi? E quindi niente, 3 elevato a meno 2 fa 1 fratto 3 al quadrato per definizione. Perché A elevato a meno n è uguale a 1 fratto A elevato a n. Attenzione, attenzione, non commettere mai l'errore di pensare che il valore di una potenza con esponente negativo si possa dimostrare. Io prima devo aver capito cosa vuol dire 3 elevato a meno 2 e lo capisco solo in base a questa definizione. Poi farò quel calcolo che dice questo libro. Facciamo attenzione. Un'altra cosa che possiamo vedere è anche la potenza di un numero frazionario. Per esempio, se io ho A fratto B elevato a meno n, guarda che posso scrivere B fratto A elevato a n. Cioè, se ho una frazione con esponente negativo, praticamente ho l'esponente positivo, ma devo capovolgere la frazione. Perché questo? Ma perché A diviso B elevato a n significa 1 fratto A diviso B, perdon, meno n, significa 1 fratto A fratto B elevato a n. Ma 1 fratto A fratto B, e questo sarebbe 1 fratto A fratto B tutto elevato a n, cioè B fratto A elevato a n. Mi spiego? Quindi vedi, quando tu hai una frazione, un numero frazionario elevato a una potenza negativa, puoi trasformarlo in potenza positiva, ma semplicemente capovolgendo la frazione, considerando il reciproco del numero A fratto B. Ti ricordo che B fratto A si dice reciproco e non inverso, per favore, reciproco di A fratto B. Ci siamo? Per esempio, non so, se dobbiamo fare 2 terzi elevato a meno 3, faremo 3 mezzi elevato a 3. 3 mezzi elevato a 3 fa 27 ottavi. Chiaro? E detto questo, ti lascio con qualche esempio di potenze che prendiamo dagli esercizi, con qualche esempio di prodotti fra numeri relativi. I prodotti fra numeri relativi, cioè numeri razionali, cioè numeri frazionari, possiamo dire. Per esempio, meno 3 quinti per 5 sesti. Quanto fa? E qui si potrebbe fare anche la potenza. Meno 3 quinti per 5 sesti. Vedi, intanto io non lo scrivo così, ma lo scrivo così. Perché per meno 3 quinti non è necessaria la parentesi. Va bene? Come faccio a fare meno 3 quinti per 5 sesti? Ma semplicemente devo ricordarmi le regole del prodotto fra i segni: meno per più fa meno, e quindi il risultato sarà negativo. E poi, prima di vedere il valore assoluto del risultato, semplifico in croce: 5 e 5, 6 e 3. E quindi meno 3 quinti per 5 sesti fa meno un mezzo.
Mi spiego? Secondo esempio, meno 3 quarti per meno un mezzo, qua non si può semplificare nulla, quindi lasciamo stare, meno 6 settimi, meno 6 settimi per altro esercizio formulato male, attenzione, questi esercizi sarebbe meglio darli con le frazioni già ridotte ai minimi termini, 14 quarti quindi non si può fare, non va bene, riduciamo ai minimi termini, dividiamo per 2 e diventa 7 mezzi e quindi io ti vedrò, ti farò vedere quanto fa meno 6 settimi per 7 mezzi, è inutile andare a vedere 14 quarti, chiaro? E allora più per meno qui sempre fa meno, il 7 e il 7 si semplificano, il 6 e il 2 anche, 6 diviso 2 fa 3. Quindi meno 6 settimi per 7 mezzi fa meno 3. Ci siamo? Così come anche, facciamo un altro esempio, 2 terzi per meno 9 mezzi. 2 terzi per meno 9 mezzi. Vedi? Questa volta il meno 9 mezzi va messo fra parentesi, ma il 2 terzi no, e non c'è bisogno neanche del segno più. Quanto fa allora 2 terzi per meno 9 mezzi? Più per meno fa meno, e quindi il segno è negativo. E poi semplifichiamo in croce. Questo 2 e questo 2 si semplificano e 9 diviso 3 fa 3. Quindi praticamente abbiamo di nuovo meno 3. Chiaro? Meno 3. Allo stesso modo, quindi, vedi, non c'è bisogno di fare diciamo, esempi di somme e differenze di numeri negativi. Esempi di somme e differenze di numeri negativi, anche di numeri frazionari negativi, perché si utilizzano esattamente le stesse regole. Semplicemente bisogna tenere presente che se un numero è negativo bisogna anteporre il segno meno davanti. Per esempio, quanto fa meno un mezzo più 4 quinti? Devi fare meno un mezzo, fare il calcolo meno un mezzo più 4 quinti esattamente che se fossero due numeri frazionari anche positivi. Semplicemente meno un mezzo più 4 quinti prenderà il minimo comune multiplo fra 2 e 5 che è 10, però 10 diviso 2 farà 5, ma per meno 1 ti farà meno 5. Quindi al di sopra della linea frazione devi mettere meno 5 e non 5. Tutto qui. Attenzione però, perché la cosa più importante di questa video lezione è il fatto che tu debba capire che a elevato a meno n uguale 1 fratto a elevato n è una definizione. Assolutamente non l'ammantare di ragionamenti, non pensare che sia la conclusione di un teorema o di un ragionamento. Esattamente come abbiamo detto che a elevato a 0 è uguale a 1, qualunque quantità con esponente 0 è vero e non par vero è uguale all'unità, come diceva la mia mamma, come dicevano i maestri, le maestre di una volta che ora non sono più di moda. A elevato a 0 uguale a 1, ma è per definizione, non è che a elevato a 0 che sia uguale a 1 può essere la conclusione di un ragionamento. Stai attento a questo perché pure al nostro livello di ragazzini di terza media queste cose possiamo cominciare a capirle. Se hai capito qualcosa, metti un like. Arrivederci alla prossima lezione.